Cari amici, buonasera a tutti, grazie di essere con noi ancora una volta in questo ormai consueto appuntamento del martedì sera. E sarà una serata dedicata alla letteratura, a un grande maestro del Novecento che però ha tantissimo ancora da dire, come sottolineeremo questa sera, che è Eliot, l'autore della Terra Desolata. Però prima di tuffarci, come al solito, nel cuore della nostra diretta con tutti i gentili ospiti che sono con noi stasera, Daniele Gigli, l'autore di questo invito alla lettura, vi faccio vedere subito la copertina, Eliot nel fuoco del conoscere. Abbiamo il critico letterario Francesco Napoli. Grazie Franz di essere qui con noi ancora una Grazie a volta. voi per l'invito, grazie. È casa tua ormai questo salotto. E poi Non grazie a dirlo a mia Silvia. moglie che... Esatto, sì. E grazie Silvia, anche ormai i nostri lettori ti conoscono, dell'Osservatore Romano, sei intervenuta qui più volte, forse la più recente è stata per Il bisogno di Elena Bono, se non ricordo male, libro che sta continuando ad andare molto bene. Ti ringrazio ancora a voi per quell'intervento e voi per essere qui con noi questa sera. Come al solito, mentre aspettiamo che tutti gli amici vadano connettendosi con questa diretta, mi piace raccontarvi un po' il backstage delle edizioni Ares, cosa stiamo combinando. Ne stiamo combinando veramente tanto, perché abbiamo già fatto più di 20 libri quest'anno, quindi è il record assoluto di questi anni per le edizioni Ares. Ce ne sono triplo da fare fino a dicembre, per cui fervono iniziative. Questa è una settimana molto letteraria, una diretta molto letteraria, per cui vi racconto alcune news molto, molto simpatiche. Allora, il libro che presentiamo stasera fa parte di una collanina di cui sono contentissimo, felicissimo, che è stata inaugurata da l'invito alla lettura di Buzzati di Antonio Arslan, di 2 anni fa. Quest'anno, o meglio lo scorso autunno, è uscito l'invito alla lettura di un poeta che io amo alla follia, che è Raymond Carver, grande scrittore che in Italia forse è ancora più conosciuto come narratore di storie brevi, però diciamo così, io rivaluterei anche nel canone la sua poesia. Tra l'altro in questi giorni è uscito un cofanetto che è una meraviglia di Minimum Fax e per la prima volta mette insieme sia le poesie in traduzione sia il testo a fronte in inglese. Se vi va a dare una curiosata su internet è veramente un bellissimo lavoro. Vi faccio vedere la copertina del nostro Carver. Antonio Spadaro ha avuto due, che è l'autore di questo invito alla lettura, ha avuto una marea di recensioni in generale su questo libro, e ci fu l'esordio con un paio di pagine di Repubblica, proprio all'indomani dell'uscita del libro. Nei giorni recenti ha avuto una bellissima intervista di Pietro Berra sull'Ordine, il complemento culturale della provincia di Como, un paio di domeniche fa. E poi c'è stata una succosa intervista di Daria Bignardi per il programma radiofonico L'Ora d'Aria la settimana scorsa. Sempre in tema di, visto che oggi si parla, ci tuffiamo nella letteratura americana, un libro che ci sta dando veramente tante soddisfazioni è la biografia di Flannery O'Connor. Eccola qui. È una biografia che è stata recensita praticamente da tutte le testate. Ha fatto forse il nostro record come Ares, ha avuto 3 passaggi su Radio 3 Fahrenheit. Quindi un bellissimo palcoscenico, ed è cosa di forte, di potente, di nuovo questa biografia, è il fatto che completa le biografie precedenti uscite in America, nel senso che ormai hanno una quindicina d'anni, hanno più, hanno meno, però nel frattempo in questi 15 anni è uscita una vera messe di materiali, penso al diario di preghiera di Flannery, ad Alpe sui diari, tanti epistolari, a tanti anche materiali di filmati. È stato tra l'altro un bellissimo servizio della lettura del Corsera un paio di settimane fa. Ecco, la nostra biografia raccoglie, porta in Italia per la prima volta il profilo di Flannery O'Connor e con tanti materiali inediti, alcuni dei quali ve li ho appena. Anche lei è stata su Fahrenheit ed è stata citata questa biografia recentemente dalla lettura del Corriere della Sera come uno dei motivi per cui c'è un rinnovato interesse per questa grandissima scrittrice classica negli Stati Uniti che sta venendo riscoperta in Italia, anche grazie alle nuove traduzioni fatte ancora una volta da Minimum Fax. Poi, sempre per, diciamo così, l'ambito della narrativa, mi fa piacere segnalarvi il romanzo più recente che abbiamo pubblicato.
di Elisabetta Sala, guardate che bellissima copertina, un po' dark, mi piace tanto, con questa donna guerriera, il cardo e la spada. Questo è un grande affresco in un periodo estremamente turbolento, perché siamo nella Germania della guerra dei 30 anni, dilaniata dai bagliori delle guerre di religiose, e che succede? Chi sono i due protagonisti di questa storia d'amore turbinosa? Una donna al seguito delle truppe mercenarie, una prostituta, che cerca la redenzione, vuole cambiare vita, non ne può più questa vita, diciamo così, di perdizione, però non è così facile cambiare la sua vita in mezzo a questo scenario. Contemporaneamente incontra Brian, che è un soldato rotto all'esperienza, che ha fatto del sangue la regola della sua vita, e anche lui è ormai nauseato di sangue versato e di tutti gli orrori che hanno visto insieme. I due si incontreranno, cercheranno di dare vita a una nuova vita, però dovranno affrontare le fiamme, i roghi, le battaglie di questa Germania terribile. Quindi il libro sta piacendo molto, è appena uscito, e ecco, se qualcuno ha voglia di curiosare lo trova un colpo di click sul nostro sito. E poi mi fa piacere dare, credo di averlo dato qui, ve la do stasera come mi sembra, come notizia, come anteprima, uso queste dirette tante volte per regalare qualche chicca ai nostri amici. Andiamo in seconda edizione con questo libricino, di cui sono fatto da un caro amico, che è Marco Dalla Torre, Il Testamento del Capitano Grandi, ed è un libro che abbiamo messo all'insegna all'interno della costellazione dei libri e delle iniziative per il centenario della nascita del nostro Eugenio Corti. Sapete che Eugenio Corti, il suo capolavoro è Il Cavallo Rosso, questa grande saga che parte dal giugno del 40 e arriva fino agli anni 70. All'interno dei capitoli dedicati alla Russia, alla crudissima ritirata di Russia, c'è questa figura che emerge, il Capitano Grandi, personaggio che muore mitragliato dai russi, e si fa cantare Il Testamento del Capitano, questo celebre canto alpino, e Corti seppe di questa storia, l'ha raccontata nel Cavallo Rosso. Il Capitano Grandi è diventato una leggenda per gli alpini, e Marco Dalla Torre si è messo sulle tracce dell'archivio di questo soldato, capitano morto tanti tanti anni fa, e ha ricostruito la storia. Sta andando a ruba tra le penne nere, come era comprensibile, sono molto contento. Ecco, vi ho raccontato un pochino le ultime novità delle edizioni Ares, e adesso ci tuffiamo nel fuoco per conoscere, per prendere il sottotitolo del bellissimo libro di Daniele. Adesso io non rubo più parole ai nostri ospiti, vi dico che vi racconto qualcos'altro del backstage. Questo è un libro nato in una vacanza, perché mi capitò l'anno scorso di invitare Daniele a fare un paio di lezioni eliottiane a degli amici, a dei giovani amici, una sorta di trekking culturale sulle Alpi. Io rimasi letteralmente conquistato dal suo racconto. Mi ricordo che, credo fosse, non so se Dani te l'ho detto la sera stessa o il giorno dopo, però ho detto, quello che hai raccontato è una bomba, mi è piaciuta la follia, dobbiamo trasformarlo in un libro. E tu, la cosa stupenda, che hai raccolto la sfida, e se non il giorno dopo, a brevissimo, hai cominciato ad aprire il tuo mitico quadernone di appunti e a tirare giù la scaletta di un libro che vi faccio vedere ancora, sono molto contento anche di questa copertina, che ha preso la forma nei discorsi. Abbiamo lanciato il comunicato stampa giovedì scorso, e ce l'hanno chiesto veramente tantissime testate, tanti amici ci hanno scritto, per cui un grosso in bocca al lupo a questa avventura che ufficialmente parte oggi, perché questa è la prima presentazione. Auguro a Daniele di farne una marea. E adesso però, diciamo così, passo la parola agli esperti. Abbiamo appunto Francesco Napoli, che è critico letterario e conosce molto bene la poesia, in particolare quella di primo Novecento, permettimi di dire, sei proprio un esperto per quel periodo. E Francesco, vorrei chiederti il tuo diario di bordo, no? Proprio a me piace questo tono molto amicale, colloquiale di questi nostri salotti letterari. Prima, diciamo così, quasi del critico, mi vorrei dirti l'amico, no? Perché conosci anche tu Daniele da tanto tempo, lo stimi come poeta. Tanto vi faccio vedere due reperti, perché Daniele è un grande poeta. Mentre nello zaino frugavo, diciamo così, tra il materiale, ho ripreso questo bellissimo libro
te lo ricordi, Dani, Presenze di un po' di anni fa, poi magari ci racconti qualcosa anche della tua poesia, e poi anche di Odore e di Generazione, perché prima di tutto Daniele, prima di essere un saggista, è un poeta. Spero di non essere contraddetto, però ci tengo a sottolinearlo, poeta molto bravo. E Francesco se ne è occupato anche criticamente più volte. Ecco, Francesco, il tuo diario di bordo, cosa è stato per te leggere questo Eliot? Cosa ti è piaciuto? Hai il microfono spento. Ah, ma questo è un classico, eccomi. Ecco, vai, ci sei. Allora, il tuo diario di bordo, dicevamo. Leggere il libro di un amico è sempre, come dire, un impegno notevole. Perché da un lato, ovviamente, devi considerare la persona, la conosci, sai che cosa è, chi è, quali sono stati i suoi percorsi. Io, tra l'altro, ho incontrato Daniele molti anni fa e in maniera molto affettuosa ci siamo conosciuti proprio in Ares, e ho seguito il suo lavoro poetico insieme a te, e devo dire, quindi, come esperto di primo Novecento e anche di ultimo Novecento, conoscendo Daniele Gilli come poeta, in sostanza. Il diario di bordo di questa lettura per me è stata una lettura molto interessante. Io credo che sia difficile prescindere il Novecento, anche italiano, da una buona, una forte conoscenza approfondita di Eliot. E Daniele in questo libro ha dimostrato pienamente la grande conoscenza di Eliot. L'ha messa a fuoco, ha saputo, come dire, elaborare un percorso letterario, un percorso umano, un percorso intellettuale di una figura complessa, articolata, con diversi momenti e diversi passaggi. Questo naturalmente obbliga il lettore, e me compreso, sia come amico che come critico, a leggere con particolare attenzione questo libro, passo per passo, passaggio per passaggio. Io poi ne prenderò un paio perché sono molto significativi, non solo dell'indagine poetica e critica fatta su Eliot, ma che in qualche modo ci rivelano l'autore stesso, cioè in questo caso Daniele stesso. Quindi sei costretto a leggerlo con molta attenzione, perché ovviamente Daniele si è immesso in una terra articolata, per parafrasare il famoso titolo, e poi ci torniamo anche sul famoso titolo di questo poemetto, l'anno prossimo sono i 100 anni del famoso Westland. Dicevo, lui si è immesso in una terra molto articolata e complessa come quella di Eliot, ha tirato le file passaggio per passaggio, momento per momento, accompagnando contemporaneamente la sua biografia intellettuale con la sua biografia umana, e naturalmente ne viene fuori un quadro che va letto con attenzione, perché è un quadro complesso. D'altronde la complessità non può essere banalizzata, e Daniele non corre mai questo rischio. E nella lettura accorta che uno fa di questo libro si avvede di come lui abbia profondamente conosciuto e conosce profondamente l'opera di Thomas Eliot. Non solo la conosce bene, ma ne è stato sicuramente in qualche modo, lo possiamo immaginare, attratto e, come dire, ed è stato anche catturato. Prendo un passo del libro di Daniele per far capire come, quando va a riflettere sul pensiero di Eliot, sostanzialmente mette a nudo se stesso. Come vedete qui nella mia copia ci sono tutta una serie di post-it che sono tutti i punti salienti di questo libro. Naturalmente non riuscirò a darli tutti in questo primo giro, nei giri successivi, ma è un invito alla lettura. Quando a un certo punto commenta un passo di Eliot, che cosa dice e come commenta il passo di Eliot Daniele Gilli? Non c'è arte né poesia, insomma, senza che il lettore sia costretto a osare investire se stesso nella lettura, addossandosi in prima persona il rischio di fraintendere, piegare, fuorviare il senso che l'autore voleva trasmettere. L'avventura dell'interpretazione è tutta nella relazione tra autore e lettore, e nessuna mediazione critica deve ostacolarla,
pena il perdere le esperienze estetiche e trasformarle in erudizione informata. Quando Daniele scrive questo, indubbiamente sta lavorando criticamente su Hegel, ma allo stesso tempo ci dà la prima indicazione sul suo metodo di lavoro, che non è solo il metodo di lavoro che lui ha adottato su questo libro, ma è anche il metodo di lavoro che lui ha con tutti i suoi autori, con tutte le sue letture. Ed è un metodo, secondo me, molto interessante, ed è anche, come dire, una sorta di invito alla lettura di chi apre questo libro, questo invito a leggere questo libro senza deviazioni e senza, questo è sempre importante quando noi apriamo un libro, senza neanche, come posso dire, dei preconcetti, senza preconcetti. Ora, l'universo Eliot è un universo complesso, c'è un verso dei quattro quartetti che a me piace molto: il tempo che distrugge è il tempo che conserva. Sostanzialmente tutta l'opera di Eliot è un'opera che tende a unire la meditazione e la forma, la teoresi e il ritmo, il suono del pensiero e l'immagine, cioè come portare l'intero fuoco della riflessione di Eliot con una serie di domande che egli si pone tra il vivere e il morire, tra l'essere e il non essere, insomma tutta una serie di quesiti che lui stesso si pone. Quesiti che sono presenti nei testi eliottiani e che Daniele Gigli un po' alla volta sbroglia e conduce in un percorso il lettore, e in un percorso che, secondo la sua operazione, secondo il suo come dire, invito alla lettura, e questo è veramente un invito alla lettura di Eliot, fatto con grande sapienza, e dicevo, queste domande, queste risposte, lui pone quindi un percorso e una biografia intellettuale di Eliot, e non solamente una biografia culturale. Ci sono dei capitoli, e faccio un esempio, per esempio quello che lui dedica al teatro di Eliot, che sono molto importanti anche nei riflessi che questo ha nella poesia italiana del Novecento. È impossibile immaginare, per esempio, un Mario Luzi senza un Eliot, un Luzi poeta in versi per teatro senza Eliot, e coloro che poi da Eliot e da il teatro in versi di Eliot si sono abbeverati a quella fonte. È un maestro per lui, Eliot, per Daniele Gigli? Sicuramente. Lo ha tradotto, se noi leggiamo il lavoro poetico di Daniele Gigli, Eliot resta un maestro indiscusso per lui, per tutta la, non solo per la parte tematica, per la parte tecnica anche di lavoro che c'è. E poi aggiungo quest'ultima nota: nel libro lui rifiuta quasi, no, la traduzione classica di The Westland con La terra desolata, che è un magnifico settenario, per questo probabilmente immaginifico, che sicuramente ha aperto orizzonti, andando a recuperare con Il paese guasto quello che era una delle fonti eliottiane della terra desolata, cioè la fonte dei poemi epici medievali, no? Le Tergast sono i poemi epici medievali che indicano che sono ambientati in un territorio devastato, sterile, mortale, che è lo stesso territorio del Westland. Lui recupera Il paese guasto e recupera, secondo me, quel nesso di due consonanti consecutive, quella S e quella T, di West con quel guasto, che sicuramente formano una suggestiva traduzione. Per cui devo dire che conosco Eliot, non naturalmente perché è difficile affrontare anche 900 poeti italiani senza conoscere Eliot, ma quello che questo libro mi ha dato è sicuramente un'apertura d'orizzonte notevole a una serie di aspetti, di notizie, di curiosità, ma anche di analisi testuali
di Daniele Gigli e di Eliot, fatti da Daniele Gigli, che francamente consiglio vivamente a tutti quanti di andarsi a spulciare con grandissima attenzione. Grazie Francesco. Sì, tra l'altro a me piace sottolineare che ci sono veramente tanti spunti di questo libro, ne ricordo una manciata. Ci sono intanto dei nuove prove di traduzione di Daniele su dei versi celebri, poi magari Daniele ci racconterà qualcosa di queste scelte, del perché ha voluto cambiare qualche verso, e ecco il suo laboratorio proprio di poeta e traduttore. Poi ci sono delle lettere che Daniele ha portato per la prima volta in Italia, perché appunto il carteggio sconfinato di Eliot è conosciuto in minima parte. E poi ci sono anche degli spunti molto interessanti proprio per l'attualità. Per esempio, il capitolo conclusivo dedicato a Dante quest'anno è estremamente interessante. Poi anche questo potrebbe essere una domanda per Daniele dopo. Intanto vedo che ci sono diversi anglisti che si stanno collegando, che saluto. C'è Fernanda, abbiamo citato il tuo libro prima, c'è Paolo Tonussi, c'è... Ho visto qualcun altro, Paolo Veronese, per cui ecco, se hanno chi ha curiosità, domande, interpretazioni, come sempre, questo è un salotto in cui sono bene accolte le domande, quindi bene, vi lancio la parola, quindi chi vuole scrivere, poi io faccio da presentatore, girerò ai nostri ospiti le vostre curiosità. Silvia, la tua passione per Eliot è di lunga data, tu sei stata, se non ricordo male, un paio di anni fa, proprio a Londra, anche a seguire un periodo di studi con, diciamo così, i massimi critici di Eliot, di questo universo. Mi interessa molto sapere anche il tuo diario di bordo sull'Eliot di Daniele. Allora, io inizio subito con una premessa che capirà solo l'autore, cioè che prometto solennemente di non citare il carteggio con Emily Hale, perché so che è una cosa che l'autore classifica giustamente come gossip e non come un fruttuoso campo di ricerca che poi illumina, diciamo, getta luce sull'autore. Ecco, questa è una battuta giusto un po' divertente per dire che questo epistolario infinito che è stato portato adesso è riemerso dagli archivi, però per Daniele l'interessante non è guardare dallo spioncino della porta, dal buco della serratura, la vita di un autore che ha gli alti, i bassi, le circostanze anche quotidiane di ciascuno di noi, ma è materiale interessante se getta luce e ci fa entrare di più in una comunicazione profonda. Comunicazione profonda che mi piace davvero sottolineare, perché il valore di questo libro è anche che ti porta a considerare la lettura di un poeta come un incontro con una vera presenza, direbbe Steiner. Presenza è una parola che c'era anche nel titolo di un'opera dello stesso di Daniele, dell'autore di questo libro. Una presenza con cui dialogare. E a cui portare le proprie domande più vere, che spesso vengono censurate o frettolosamente dimenticate o nascoste sotto il tappeto. Per questo io, come metodo, ai lettori, che saranno sicuramente molti di questo libro, consiglio di leggere come prima mossa, diciamo così, l'inizio e la fine. L'inizio e la fine, perché sono proprio due appelli di metodo che il lettore fa, che l'autore fa, scusate, cioè. E racconta quando ha letto per la prima volta, quando ha incontrato per la prima volta The Wasteland, ed è bellissimo questo concetto di guasta, terra guasta, qualcosa che si è sciupato, qualcosa che è stato deturpato, non è desolata, è qualcosa che prima non era guasto e poi lo diventa, che subisce una corruzione. E la fine è bellissima, che ve la leggo molto rapidamente, perché poi mi serve per dire altre cose su Dante, in cui dice l'autore: io con Eliot ho un debito che spero di non colmare, e si colmerà solo quando io contagerò con il mio debito anche le altre generazioni, le prossime generazioni. Ecco, ve lo leggo velocemente, giusto per darvi anche un saggio del tono del libro. Passati 20 anni dall'inizio del terzo millennio,
dell'era cristiana, in quest'epoca di rivolgimenti a freddo che proseguono in altro modo quella secolare dissoluzione della civiltà europea, delle civiltà locali che l'hanno nutrita, della gloria delle cattedrali e delle esplorazioni, scrivendo queste pagine ho tentato di presentare T.S. Eliot allo stesso modo in cui lui presenta Dante, cioè un maestro. C'è un capitolo molto bello che si chiama Caccia di maestri, e di cui parleremo poi dopo se c'è il tempo. Ah, prosegui Daniele. Come un maestro di arte e di pensiero capace di ampliare la gamma conoscitiva ed espressiva di chi gli si accosta. Dimostrare insomma la natura e il vantaggio di quel debito cumulativo verso di lui, contratto nell'estate del 2003, quando Daniele incrocia per la prima volta i versi di Eliot, The Wasteland, e che non ho alcuna intenzione di saldare. Con l'augurio profondo che almeno uno tra i lettori di questo libro voglia percorrere la stessa avventura e contrarre con Eliot un debito analogo, un debito che si estingua solo con la sua trasmissione alle generazioni future, nel solco di una tradizione, nella difesa di un'antropologia. Perché questo appello appassionato? Perché tutto il libro dice: ci stiamo perdendo tanto se perdiamo le parole, cioè se permettiamo che le parole siano solo quella cosa logora e consumata a cui ci abituiamo gradualmente nella vita. E mi veniva in mente, in uno dei 5.000 appunti che ho preso sul libro, che mi hanno fatto ricordare un po' i testi della mia lontana università, quando sottolineavo talmente tutto che poi non serviva più sottolineare, perché quando con l'evidenziatore fai troppi segni sul libro è come se non avessi sottolineato niente. Ma insomma, annotavo che mi veniva in mente un parallelo con un drammaturgo inglese contemporaneo che si chiama Sam Steiner, che ha scritto un testo teatrale che si intitola Lemons, 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 quattro volte col punto esclamativo. In questo testo c'è una dittatura del futuro in un mondo distopico dove un modo per tenere schiacciato un popolo è privarlo delle parole. Le parole consentite sono sempre di meno e sempre le stesse. E quando si riduce la gamma delle parole, si riduce anche la gamma delle esperienze connesse a quelle parole. Questo è un concetto su cui Daniele Gigli nel suo libro insiste molto, perché il poeta, lui vede il poeta come un custode non solo della ricchezza delle parole, ma anche della ricchezza dell'esperienza, perché cita anche spesso il cogito cartesiano, il penso dunque sono. Nel nostro mondo questo penso dunque sono a volte è diventato così, diciamo, debordante, che conta solo il penso, ma l'essere passa in secondo piano, come anche l'esperienza delle cose, che non è, come diceva giustamente Francesco prima, un'erudizione informata. Una cosa è l'erudizione informata, una cosa è la vera conoscenza delle cose. Ecco perché servono i maestri, perché da soli non ce la facciamo, da soli affondiamo. In una, c'è un'espressione bellissima che voglio trovare proprio all'inizio, in un inferno che però è un inferno non clamoroso, con gesti clamorosi o situazioni clamorose, ma vediamo se lo trovo, perché proprio nel lasciare che leggano i sensi, il primissimo capitolo, una sorta, dice, un inferno a basso voltaggio, vediamo se lo trovo. Un inferno a basso voltaggio, come affondare in una noia e in una posizione verso il mondo completamente priva di stupore. Ecco. Poi in questo senso il libro ha un valore terapeutico, secondo me, cioè non è solo un bel libro, è un libro che innanzitutto getta luce su aspetti di Eliot che sono spesso frettolosamente archiviati e banalizzati, ridotti quasi sempre con un valore ideologico anche, cioè pre-conversione, post-conversione, la poesia che si impoverisce, che si arricchisce a seconda della sua esperienza personale. In realtà, dice Daniele nel suo libro, la speculazione filosofica e anche l'esperienza poetica
diventa sempre più intensa, soprattutto la dopo la conversione, cioè si arricchisce di aspetti e di un'urgenza progressivamente più grande, progressivamente più intensa. E io mi fermo qui perché poi vorrei fare tante domande, ma non vorrei monopolizzare troppo. E quello che vi lascio come spunto è che c'è proprio una tendenza a approfondire quello che si pensa già di sapere. Cioè, nelle ritraduzioni di Daniele, molti classici di Eliot arrivano al lettore con una freschezza e con una forza che si era persa di strada. E nella mia esperienza personale l'incontro con Eliot è stato davvero sorprendente. Io mi ricordo un corso maturandi di tanti, tanti anni fa all'Istituto Stenzel di Firenze e mi ricordo questa raccolta di saggi, Il Bosco Sacro, che mi ha colpito moltissimo aprendomi un mondo e riconciliandomi con Dante. È bizzarro che io, che sono nata a Firenze e che comunque respiro questa cultura dantesca da quando sono nata, ho avuto bisogno dello sguardo di Eliot per ritrovare la freschezza e il valore, diciamo, di maestro nella vita, grazie appunto a un intermediario. Ma è questa la funzione della letteratura, dice Daniele, non è erudizione informata, è un dialogo tra vere presenze. E la critica letteraria, che io chiamo da anatomopatologi, che seziona, analizza e taglia corpi morti per poi diagnosticare patologie, turbe, aspetti quantitativi e mai qualitativi, alla lunga è asfittica, alla lunga non risponde alle domande del cuore o finisce per fare, come fa molta filosofia, che risponde a domande che in realtà non si pongono e quindi non gli interessa. Le mie domande sarebbero tante, al momento lascio la palla agli altri relatori, prenotandomi però per un prossimo giro, perché le domande sono tante. Grazie mille Silvia, davvero, e tanto mi è venuto in mente che Daniele, noi avevamo fatto l'anno scorso uno speciale Eliot, un quaderno monografico, per studi cattolici, mi viene in mente in questo momento, per cui facciamo un regalo questa sera a chi ci sta seguendo, e quindi chi vuole poi ce lo può scrivere qua sotto la diretta, vi possiamo mandare il PDF di questo speciale, questo quaderno monografico su Eliot, che tra l'altro si aprì, era un fascicolo che si apriva con la notizia proprio dell'apertura di questo archivio segreto, diciamo, con Emily, per cui ecco, chi vuole curiosare un pochino sull'importanza di questo archivio ritrovato, diciamo così, ci scrive e vi mandiamo domani mattina, vi mandiamo il PDF, credo che sia un bel regalo. Invece chi travolto dall'emozione e dagli elogi che starei ricevendo, Daniele, volesse comprare subito il libro, lo può fare al volo sul sito delle edizioni Ares. Intanto devo anche fare l'editore, non soltanto così, il presentatore, perché di questo campiamo. Daniele, hai avuto veramente una marea di suggestioni, stanno partendo anche il fuoco incrociato delle domande degli amici che stanno seguendo, e ho chiesto a tutti il diario di viaggio. Mi piace chiederti, no, cosa è stato per te scrivere questo libro, è così, è il punto culminante di un lavoro di tanti anni, di un cantiere proprio inesausto, no? Degli anni universitari, del tuo laboratorio poetico. La traduzione per te non è soltanto traduzione, fa parte proprio del tuo pensiero poetante, no? Per cui i tuoi libri ci sono integrati, no? da questo lavoro decisivo. No? Per cui, Dani, raccontaci un po' cosa è stato per te questo libro, chi è Eliot per te, e poi ovviamente tutto quello che vuoi, anche iniziando a raccogliere i belli suggerimenti che sono arrivati sia da Francesco che da Silvia. C'è qualcuno che sta già scrivendo che vuole subito il PDF, domani le nostre solerti redattrici mi mandano il PDF. Ok, Dani, vai. Sì, beh, intanto buonasera a tutti, e grazie agli amici Francesco e Silvia che sono intervenuti, che sono stati così generosi, anche se appunto in quanto amici
uno un po' se lo aspetta, lo spera quantomeno, se non è dovuto, è almeno sperato. E grazie, in realtà all'infinità di spunti che mi hanno dato e che, considerando chi mi conosce, una certa propensione alla loquela sistematica che mi attanaglia, potrebbe portarmi in chissà quali lidi. Quindi io in realtà sarò breve perché le cose essenziali di questo libro, di quello che volevo fare, sono state tutte dette di fatto, fin dalla vacanza che tu Alessandra hai ricordato, che ha dato là. Perché senza voler sovraccaricare eccessivamente gli eventi e le situazioni, quella vacanza non è stato altro che una vocazione, in questi termini. Voglio dire, un libro su Eliot avrei avuto le capacità, le conoscenze, le competenze e in un certo senso anche l'urgenza per scriverlo anche 3 anni fa o anche 5 anni fa. Io ho fatto la tesi dottorato su Eliot e Luzzi nel lontano 2011, quindi insomma. Perché non allora e perché adesso? Perché semplicemente la vita non si sceglie e le cose accadono. E che cosa accadde in quella vacanza? Accadde proprio quello a cui faceva accenno Silvia, l'incontro fra vere presenze. Io che, chiacchierando con una decina di ragazzi universitari, uno solo dei quali però iscritto a lettere, gli altri tutti iscritti a facoltà scientifiche, la maggior parte era Art Science, ho visto nei loro occhi, di fronte al racconto della linea di continuità che io traccio sempre quando parlo di Eliot, ho visto nei loro occhi, risvegliarsi l'interesse. Quindi mi sono una volta di più confermato che Eliot ha da dire, come tutti i grandi poeti, come tutti i grandi artisti, non solo agli appassionati, ma anche a chiunque voglia sinceramente mettergli accanto, camminandogli accanto come si cammina accanto, un passo indietro ai maestri. Poi, vocazione perché si chiama vocazione perché c'è qualcuno che voca. Tu, il mattino dopo, mentre andavamo a fare la gita, dopo quella serata in cui abbiamo chiacchierato di Eliot con questi ragazzi, il mattino dopo gita in montagna, passeggiata, sparisci per mezz'ora e te ne torni dicendo: se tu ci stai, il direttore editoriale ci ha dato l'ok, possiamo fare il libro. E voglio dire, di fronte a una chiamata di tale impeto, comunque non è che uno sia obbligato a dire sì, ma è obbligato a prendersi sul serio, perché è a prendere sul serio l'accadimento. Quindi ho pensato, sì, perché no? E mi sono, come tu hai raccontato, messo in gioco. E che cos'è stato il lavoro? Il lavoro è stato un'occasione di fare ordine. Ho scritto più o meno da aprile a dicembre il grosso del libro, poi abbiamo passato da dicembre ai primi di marzo a limarlo, no? Ed è stata una messa in ordine e una riscoperta una volta di più di che cosa fosse Eliot, ma per me è di che cosa però contasse così tanto da volerlo raccontare agli altri. Nel passo che ha letto Silvia, che è la conclusione del libro, quello in difesa di una tradizione, di un'antropologia, è semplicemente questo, la cosa principale fra le tante che io ho imparato e continuo a imparare da Eliot. Che la tradizione non è la scelta di parti del passato più o meno affascinanti a cui doversi ispirare, ma è un corpus vivo, in quanto vivo a volte sporco, a volte puzzolente, a volte anche brutto, orripilante da respingere, in cui si nasce immersi. E perché viene tradito? Viene appunto tramandato più o meno consapevolmente da chi ci precede. Ed è chiaro che la tradizione più è consapevolmente tramandata e più è consapevolmente ricevuta, più diventa fruttuosa e anche emendabile, nel senso che uno poi si porta dietro, come quando va in vacanza, si porta dietro la valigia con le cose necessarie. Va alle Hawaii senza portarsi il maglione, perché il maglione alle Hawaii magari non è propriamente l'indumento più consigliato.
E quindi Eliot per me è stato e continua a essere il maestro di un approccio, di un accostamento alla tradizione in cui io mi sono trovato nato, che nella mia persona specifica è la tradizione di un figlio di operai nato in una città, quartiere dormitorio. Dove tutti lavoravano o direttamente o per conto terzi per la Fiat, con tutte le difficoltà che una famiglia operaia può avere, insomma, quella era la mia tradizione. Nulla di particolarmente poetico, di particolarmente attraente, affascinante o lezioso, però una tradizione come quella di chiunque con cui bisogna fare i conti per diventare uomo. Eliot fa per tutta la vita questo. Eliot fa per tutta la vita questo perché lui scrive poesia. Tu facevi riferimento eppure anche Francesco facevate riferimento al nesso che c'è fra suono, forma e significato e al fatto che per me tradurre sia non un accessorio, ma fa parte del mio pensiero poetante. Eliot fa un passo in più: per lui il pensiero poetante è parte del pensiero tout court. Cioè lui ha bisogno di pensare in versi. Per quello c'è questo nesso così inscindibile che Francesco sottolineava quando faceva riferimento al verso Time the Preserver, Time the Destroyer. Perché Eliot pensa per immagini, lo dice e lo ridico io nel primo capitolo. Lo dice in un saggio che la mente del poeta è costantemente impegnata a comporre nuove aggregazioni. Ora, però, per far vedere queste nuove aggregazioni, queste cose, questi neuroni che combattono dietro la testa e nessuno può vedere perché grazie a Dio c'è la fronte che li separa dalla vista del prossimo, che cosa deve fare il poeta? Non può che cercare di far vedere agli altri, quindi di trasferire questa immagine in forma sensibile, dirà in altri saggi. Ora non sto a leggerli un pezzo alla volta perché appunto è proprio un corpus continuativo e unico che si richiama costantemente l'uno con l'altro. Dirà in un altro saggio: sentire il profumo, parlando dei metafisici, dei poeti metafisici del Seicento, dirà sentire la poesia come sentire il verso come si sente il profumo di una rosa. Lui dice: oggi non si fa più, non è più. Non si riesce più. Oggi i versi sono riflessioni sull'essere, non sono vivezza e accoglimento dell'essere. Perché ci tengo così tanto, soprattutto quando parlo con i non addetti ai lavori, anche a sottolineare questa inscindibilità? Perché c'è una ragione, a mio parere, fra le tante, principale per cui la media delle persone pensa, anche di quelli che leggono molto, pensa di non essere avvezza alla poesia. Perché nell'esperienza dello studio della poesia alle scuole superiori, alle scuole medie, normalmente accadeva che si apriva l'antologia, si leggevano due versi, un verso e mezzo, nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura, fermi! Che cosa voleva dire il poeta? Cosa vuol dire? Quello che ha detto, se no avrebbe detto un'altra cosa. No? Siamo d'accordo? Perché uno che è in autoradio, uno che in macchina passa una canzone inglese alla radio e sente il ritornello e gli piace il ritornello, non si preoccupa prima di dire se gli piace o non gli piace, non si preoccupa di capire cosa dica. È attratto da un pezzo della canzone. Poi, se è attratto così tanto, la andrà a casa, la cercherà su internet, scaricherà il testo, se la legge, dice e scopre: ah, che bello! Ecco, per l'arte è esattamente la stessa la dinamica. Quando uno va in una pinacoteca, uno non va a guardare prima se nell'angolino la stesura del rosso e dell'ocra è fatta in un modo o in un altro. Uno ha un impatto istantaneo e un giudizio sintetico iniziale di presa di coscienza dell'oggetto che ha davanti che gli fa dire bello bello, rispondente non rispondente. E da lì tutto l'inizio di un percorso, di un rapporto. Stessa cosa in poesia. Poesia
c'è quest'ansia di capire i versi al primo colpo o di capirli al secondo colpo, di fermarsi e si perde tutto, si perde il ritmo, si perde il senso. Invece lo stesso Eliot, e per adesso concludere qui, cercando di essere fedele alla mia promessa di brevità, lo stesso Eliot, proprio raccontando di Dante, di come lui è diventato allievo di Dante, racconta che lui cominciò ad appassionarsi a Dante perché gli piaceva leggere la Divina Commedia in italiano, conoscendo praticamente nulla dell'italiano. Gli piaceva mormorare fra le labbra il suono dei versi che leggeva, era esteticamente attratto. Infatti dirà, proprio in uno dei saggi su Dante, la grande poesia è capace di comunicare prima di essere intesa. Racconta una cosa che è successa a lui, non è che fa una teoria. Teorizza sistematizzando quello che lui ha capito. E Dante impara l'italiano, quel poco di italiano che sa e che si porta per tutta la vita, così diventa appassionato di Dante, così dice: sento un suono così bello in dei versi di una lingua sconosciuta, che si va a cercare poi gli studiosi di Dante, i migliori traduttori inglesi di Dante, eccetera, eccetera, eccetera. Ma una volta di più, poi, sempre parlando di lui, dirà. Quello che chi ha la sventura di essere mio amico, me l'ha sentito raccontare infinite volte questo aneddoto. Quando lui parla della Divina Commedia, fa un esempio e dice la famosa Lonza, Lupo e Leone, no? Il famoso appunto primo canto. E dice, Eliot dice molto chiaramente: io non mi preoccuperei a un primo impatto di sapere chi sono, che cosa vogliano significare la Lonza, la Lupo e Leone. Perché? Perché c'è una cosa molto più interessante che precede. Anzitutto ci sono dei versi scritti secondo una struttura fonicamente apprezzabile. Uno può proprio innamorarsi del suono. Poi, leggendo il senso, c'è la storia di un uomo perso in una foresta che vorrebbe raggiungere la cima di un dilettoso monte e la cui strada viene sbarrata da tre bestie. Ma cos'hai ancora da sapere? Cos'hai bisogno di sapere ancora prima di dire se ti piace o non ti piace? Hai bisogno di sapere che sono la lussuria, la cupidigia e l'avarizia? No, non hai bisogno. Hai bisogno di sapere se ti sta appassionando e affascinando tutto questo, queste cose che leggi. E poi dopo sapere che c'è un'allegoria, approfondire il senso, ma all'interno di un rapporto. Perché, ora poi chiudo, cioè, perdonatemi, sbaglierò e sarò forse un po' retrivo, ma che tu sia bella dentro. Lo spero, e la cosa mi affascina e mi alletta. Ma ti invito a prendere un caffè perché sei graziosa e mi piace il modo che hai di abbinare i vestiti. E questo succede anche nell'arte. Mi Tanto fermerei. qua ci sono tantissime domande, tanto io dico che dobbiamo prenderci, ve lo dico già, un po' più di tempo, perché è talmente interessante questa conversazione. Vedo che arrivano le domande, così per cui Francesco e Silvia e Dani, qualche minuto in più ce lo prendiamo, è senz'altro, ve lo dico, vi minaccio. Allora, tanto faccio, sono contento che gli amici che stanno seguendo hanno raccolto l'idea di avere il PDF, quindi domani ve li mando. E poi ecco, prime domande che arrivano, se Daniele te le segni, così poi pensi a magari un percorso di risposta, te le dico mentre Francesco e Silvia, se magari si preparano ancora una notazione di lettura. Allora, c'è Paola che ti scrive enigmaticamente, tra virgolette, inseguirai Daniele ancora la voce del tordo, è un po' per addetti ai lavori, magari adesso dovete darci qualche luce. Poi Silvia che dice Daniele, che coraggio ritradurre Wasteland, molto molto interessante, da cosa è nato? E poi Andrea Laiolo che dice Daniele ci parli del verso di Eliot, punto 3, lui scrive egregiamente di quello di Marlowe. Tu cosa puoi dirci del suo? Ecco, sono tre suggestioni, se non avessi voglia, sarei curioso, no? Proprio come un curiosone di sapere qualcosina del rapporto Pound-Eliot dalla tua parte, perché io ho visto, avendo studiato tanti anni, Pound sull'altro versante, mi fa molto piacere, io sentendomi più poundiano e evidentemente che eliotiano, mi interessa enormemente vedere dall'altra parte, diciamo così, del mare che succedeva. Ecco,
sono tantissime veramente le idee. Francesco e Silvia, se avete qualche notazione e anche voi qualche domanda, così i prossimi 3 ore Daniele le passa a rispondere all'interrogatorio. Vai, Francesco. Povero Daniele, già belle domande vedo, no? Perché abbiamo cognizione delle domande che ci arrivano, che sono arrivate. Non ne aggiungerei una mia personale, mi incuriosisce sempre il laboratorio e l'approccio con il quale un autore affronta un altro autore, come Daniele Gigli ha affrontato Eliot, un po' ce l'ha detto. Ma volevo riprendere una cosa importante che ha detto invece Silvia. Ne ha dette diverse, ma una in particolare mi ha colpito, è la questione del tono del libro. Io penso sempre al lettore, no? Nel momento in cui un libro viene fuori, e quello che il lettore può provare nell'andare a leggere, lettore di diversa natura. È chiaro che per un libro del genere il lettore è probabilmente, quasi certamente, già un lettore alto e avvezzo alla lettura, e anche alla lettura complessa, alla lettura di temi forti, di temi grossi, importanti. Il tono del libro di Daniele, questa è l'osservazione che vorrei fare, è un tono continuo, costante, senza cadute, che accompagna la lettura in maniera molto efficace, passaggio per passaggio, anche nella delicatissima questione della conversione, che è un nodo centrale all'interno della complessa figura di Eliot. Daniele, con con la stessa tonalità, che è una tonalità alta, densa, non oscura, non complicata, ma ovviamente debitamente complessa, attraverso questo tono continuo, mi sembra sia l'accompagnamento migliore che il lettore possa trovare nelle pagine di questo libro. E poi convengo con sì, convengo con tutti, credo, che la mancanza dei maestri, il riconoscimento dei maestri, sicuramente sono le due cose fondamentali. La mancanza la sentiamo un po' tutti. Il riconoscimento nel passato dei grandi maestri è un compito di chiunque voglia avventurarsi, credo, nel cammino della letteratura. Mi fermerei qui per dare poi ancora più spazio alle domande e anche alle risposte di Daniele. Silvia. Io aggiungo due cose veloci. Una che finalmente ho trovato la citazione che volevo prima, che ve la leggo velocissimamente, dell'Inferno a basso voltaggio, che assomiglia tanto alla quieta disperazione che l'attimo fuggente del film ha diffuso giustamente come mantra per tante persone. Dice Daniele introducendo il suo libro: che cosa avevano quei versi di così potente per un giovane di 25 anni, disilluso e amareggiato dagli studi universitari e da un mondo terribilmente attraente, che al tempo stesso sembrava privo di qualsiasi senso e direzione? Un tema che ritorna spesso nel libro è che senza un senso dove andare, nel senso proprio fisico, una direzione, siamo condannati a stare fermi o ad essere preda di quello che ci viene in mente. Non c'è una forza e una necessità, un'urgenza nell'azione. E questo è molto operativo, è pochissimo teorico, è molto pratico nella vita di ciascuno di noi. Continua Daniele. Nei suoi gironi cupi, nell'inferno a basso voltaggio in cui a farla da padrone erano la noia più che il male e l'inazione più che l'errore, Wasteland mi raccontava la disperazione del mio cuore, come fino ad allora soltanto pochi sceltissimi amici avevano saputo fare. E Eliot però introduce la possibilità anche di una strada, ma questo poi lo vedrà chi leggerà il libro. Altra cosa velocissima che volevo dire è sul tono molto ironico che Eliot ha quando parla del teatro. Un teatro che nasce dall'urgenza di parlare a più persone possibili e che nella seconda parte della sua vita diventa fo forte, desiderio di comunicare come anche un valore civile della sua opera, del suo lavoro. E sono frasi molto ironiche perché lui dice, a volte la poesia si rivolge a chi? Si rivolge a
un pubblico di persone serie che si recano ai festival e che si aspettano di dover sopportare la poesia, cioè un pedaggio da pagare per essere in un ambiente considerato raffinato. Oppure dice addirittura persone che vanno a teatro e prevedono che pazientemente si annoieranno e che la soddisfazione sarà nel sentire di aver compiuto qualcosa di meritorio. Anche qui un pedaggio da pagare, ma sostanzialmente una grande noia. Invece, cosa vuol fare Eliot con il suo teatro? Che nasce da questa urgenza proprio di comunicazione. Lui dice, vuole scrivere per provocare un effetto immediato su un pubblico sconosciuto e impreparato. Un po' come diceva Daniele prima della canzone di cui non capisci il senso, le singole parole, ma che ti affascina, che ti colpisce, che capisci prima ancora di capire i singoli nessi logici. Non c'è bisogno di capire tutto. Dice Foster Wallace parlando del tennis, se un campione di tennis pensasse ad ogni singolo gesto che deve fare per vincere, non sarebbe un campione. C'è una conoscenza istintiva, prerazionale, ancora più concreta e più profonda di quello che noi pensiamo e ci invita a ricordarci dell'esistenza di questa conoscenza diremmo non razionalista, razionale ma non razionalista. Ecco, mi fermo qua, ma insomma le suggestioni sarebbero veramente tante. Silvia, tu ti fermi qua, però Daniele ha, diciamo così, ha tanta carne al fuoco, vediamo se sopravvivi, se non... In 10 minuti riesci a tracciare il filo praticamente di tutto l'affresco del Novecento, allora, comodamente, diciamo così, anzi prima, da Dante. In bocca al lupo, Daniele, cosa ci racconti? Intanto per incoraggiarti stanno arrivando tanti amici che stanno scrivendo del loro entusiasmo, c'è anche Alessandro Lamberti, un amico che saluto, che ti chiede quali sono, Daniele, le motivazioni essenziali della conversione di Eliot. Immagino ci siano stati anche uno o alcuni incontri fondamentali. C'è Dario che scrive tante cose, tra cui c'è una quantità enorme di cose interessanti, importanti che avete detto, eccetera, 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 per adesso dico solo grazie. Ecco, non puoi deludere così tante aspettative, Daniele, devi rispondere a tutti, vai. No, allora, ho fatto il conto, sono circa 6 domande, quindi 5 punti per ogni domanda e prendo 30. Se no puoi anche poi scrivere in privato nei prossimi giorni rispondendo a Facebook. No, no, ma ci proviamo. Comincerei da quella di Alessandro che mi hai fatto adesso, perché paradossalmente è quella a cui meno si può rispondere. Che cosa è stato, cioè, come è avvenuta la conversione di Eliot? È il contrario di quello che, in un certo senso, è il contrario di quello che suggerisci. Cioè, non c'è stato qualche incontro decisivo. Anzi, il suo dramma è stato forse l'inverso. Lui per una vita sapeva istintivamente dentro la carne che Dio c'era, che Dio c'è, che esiste, che è presente, ma ha disperatamente cercato una traduzione carnale di questa consapevolezza, di questa certezza, per tutta la vita. E quello che un po' sottende nel libro la continuità di percorso intellettuale fra poesia, ricerca filosofica all'inizio, nei primi anni, quando lui studia all'università, studia poesia, studia filosofia, non studia poesia. Cioè, la studia ma collateralmente e la scrive ma collateralmente. Quello che vuol far da grande è il filosofo. E qui nel libro un po' io cerco di tracciare, di tenere in evidenza questa linea di continuità come vulnus interiore e come ricerca intellettuale umana costante. Cioè il bisogno di capire... C'è un pezzo dove ho avuto un'espressione felice, ora non mi metto a cercarlo perché ovviamente non lo troverò, in cui dico, insomma, il bisogno di sapere dove si incontra l'assoluto, dico più o meno, vado a memoria come ho scritto, il bisogno di sapere dove si incontra l'assoluto su questa terra, se c'è uno straccio di possibilità di essere felice e come si faccia il percorso. Questa è stata la conversione di Eliot, proprio come conversione inteso di voltare continuamente, in senso etimologico, voltare continuamente il proprio sguardo, il proprio percorso, è stata la conversione di una vita,
prima di affiliarsi ufficialmente nel 27 alla Chiesa Anglicana, e una volta raggiunta l'affiliazione, la pacificazione, diciamo, una volta consegnatosi alla Chiesa Anglicana, per tutta la vita dentro la Chiesa. Cioè, questa, se lo trovo al volo, lo leggo, perché invece durante la conversione, proprio poco dopo il battesimo, lo dice, o poco prima del battesimo forse, lo dice, scrivendo al sacerdote che lo aiuta, che ha bisogno, vabbè, come volesse dimostrare, non si trova. Comunque, che lui ha bisogno in questo momento del più rigoroso romano, latino, ordine e disciplina di preghiera. Capiamoci, ordine e disciplina nella preghiera. Cioè, lui sa che ha quello che Miloš nel Miguel Magnara fa dire al frate, al frate di fronte a Miguel Magnara che vuole convertirsi: stai calmo, poni il tuo impeto di conversione nelle mani del verbo ordinato di Dio, cioè nel senso che quella è la preghiera, né più né meno. E quindi, per sintetizzare, è un percorso così totalizzante, così long life long, direi, no? Cioè, o lifelong, che non c'è un vero punto di crisi. Anzi, lui la prima crisi mistica ce l'ha nel 14, poi lascia perdere perché si spaventa di quello che incontra nella sua crisi mistica, mistica profonda, e quando si converte, non si converte con un fervore mistico, si converte in modo molto più ragionato e posato, come appunto un fiume che ha avuto anche i suoi momenti impetuosi, le sue cascate, ma poi arriva a un estuario. Estuario che, una volta che si butta nel mare, non esime dal mettersi a nuotare. È per quello che la sua ricerca non è per nulla pacificata, perché quando ti consegni a Dio, come Eliot fa, ti metti accanto a un maestro un passo indietro, come si diceva prima. Quindi questa è la domanda. Seconda, vabbè, sul il seguire la voce del tordo, la voce del tordo, il tordo è una figura che ricorre in tutta la poesia di Eliot, meriterebbe un libro intero forse, o almeno un capitolo di libro, per essere approfondita. Diciamo che a un tempo sia la figura dell'inganno che quella del disinganno. Quindi non si può che rispondere sì. Perché? Perché, come racconta Dante nel 16° canto del Purgatorio, la libertà di picciol bene in pria sente sapore, qui vi si inganna e dietro adesso corre. Cioè, per inseguire il vero bene, noi nella vita, in questa misera e arida terra, non abbiamo altro che seguire follemente il piccolo bene e il bene distorto che ci attrae di volta in volta per trovare la strada verso il vero bene. Quindi sì, direi che io personalmente seguo l'inganno del tordo e spero di non inaridirmi mai al punto da smettere di seguirlo. Altra domanda, parlare del verso di Eliot, anche questo meriterebbe quantomeno un capitolo di un libro, anche per tutte le cose che abbiamo detto prima, che è un verso che è inscindibile da quello che vuole dire, dall'immagine che vuole creare, dalla battaglia di neuroni che vuol trasmettere a chi è al di qua della fronte e i neuroni non li vede combattere. Diciamo che lui ha un periodo molto classico, ma è un classico consapevole, in cui scrive quartine cesellate, tentativamente in pentametri giambici o qualcosa del genere, e poi innerva questa sua prima modalità di scrittura con una maggiore elasticità, un maggiore verso libero, che poi lo spingerà anche verso il verso, in direzione del verso teatrale, e sarà capace, grazie a questa esperienza nei quartetti, che è il culmine della sua poesia, la fine della sua poesia, di creare un verso lungo, meditativo, molto vario e a un tempo stesso capace di reggere l'architettura. Ora,
queste cose che ho appena detto in 2 minuti sono quelle cose che a non appassionato, a non esperto di poesia, normalmente paiono doversi conquistare prima di poter dire è bello o brutto. Era proprio l'esempio che facevo prima. Non preoccupiamoci di questo. Queste cose sono cose che si vanno a chiedere, si vanno a cercare strada facendo dopo, e proprio per capire di più il perché si è rimasti attratti, ma non come precondizione. C'è... Basta, direi che c'era un'ultima... sì, un'ultima... La mia curiosità su Pound. La tua curiosità su Pound? Su Pound io scrivo poco, scrivo una cosa in un certo senso un po' cattivella, ma che è una cosa di cui mi sono fatto convinto, sia leggendo il tuo libro, sia leggendo prima del tuo qualcos'altro intorno a Pound, anche se tu sei in questo senso, sei tu il mio mentore, e sia poi appunto leggendo gli scambi epistolari fra Eliot e Pound, che Pound, soprattutto in quegli anni lì in cui viene scritto Westland, ha un atteggiamento generosissimo, che quella è una cosa che gli viene riconosciuta da tutte le testimonianze, anche le più contrarie, viene riconosciuta una naturale costante generosità verso il prossimo, verso la bellezza. Diciamo che a volte l'impressione che mi dà è che veda Eliot come una macchina da ottimi versi e si perda un po' l'essere umano Eliot, cioè che la sua amicizia e la sua stima verso l'Eliot versificatore sia, e verso l'importanza che il fatto che Eliot pubblichi ha per l'umanità intera, quindi non per un secondo fine, ma proprio per un bene di generosità, gli faccia a volte perdere un po' di vista l'Eliot essere umano. Però, appunto, è una sensazione, e soprattutto è un po' quello che dicevo prima, quello che si diceva prima parlando delle lettere di Emily Hale, che adesso lasciamo all'atere, ma che queste sono cose simpatiche come aneddoto, ma in fondo poco o nulla scavare nelle miserie personali dell'autore di norma poco o nulla aggiunge alla comprensione della sua opera, perché insomma, anzi, piuttosto a contrario possiamo dire, ma se gente così anche capace di meschinità come Eliot e Pound ha lasciato una traccia così grande nella storia universale, semplicemente rispondendo a quello che gli veniva chiesto di essere, forse anch'io domani mattina andando a lavorare posso sperare nella stessa cosa. Direi questo. Grazie Daniele, niente. Do qua intanto, prima di chiudere, l'ultimo saluto a Francesco Silvia, do proprio due avvisi sulle prossime iniziative nostre. Tanto il nuovo progetto ci andrà in stampa domani, avrà un quaderno monografico dedicato al vicino Oriente Antico, curato da Matteo Andolfo, quindi sarà molto molto interessante. Poi io e Francesco ci vediamo non su questi social, ma su quelli del Centro Culturale di Milano domani sera, sempre per parlare di poesia, però ci spostiamo sul mio libro, su quello di Caino, per cui Francesco, noi siamo sempre qui ormai, quindi sempre di poesia si parla. E poi invece giovedì avremo il Maria come amica, che è il nuovo libro di Don Andrea Mardega, pensato per il mese di maggio, e sarà alla presentazione alle 21 su questa stessa pagina. Poi, ecco, per chi ha amato questa diretta, se vi è piaciuta, la cosa più bella è farla conoscere, per cui quelli che ci state seguendo su Facebook potete condividerla, in modo di avere un bel effetto, diciamo così, moltiplicatore. E se uno ha delle curiosità, eventualmente le può scrivere a Daniele in privato, che risponderà molto molto volentieri a tutto quello a cui noi siamo riusciti a rispondere, tanto, questa sera. E se qualcuno poi vuole invitarlo in presentazioni, drink, chiacchierate, credo che sia molto, quando si potrà, eventualmente, se no facciamo un'altra serata di queste, molto volentieri. C'è un amico lettore che ha suggerito di rivederci qua tra un mese. Non lo posso promettere, però c'è anche l'idea a breve di incominciare delle chiacchierate su Instagram per provare anche dei nuovi canali, e Daniele sa che c'è già un mio invito per chiacchierare anche su questa piattaforma. Francesco, Silvia, un ultimo saluto anche te, Daniele, poi ci congediamo con un grande grazie a tutti i tantissimi che ci hanno seguito questa sera.
Francesco, vuoi dire un saluto o qualcosa? Non ti sentiamo? C'è il microfono giù. L'abitudine dei molti incontri che si fanno online, oramai che chiudi il microfono, no? Tieni costante, soprattutto quando sei in 15-20 in qualche riunione di ufficio. No, volevo ringraziarti per l'invito, ringraziare anche Daniele per il libro che ha scritto, per questa panoramica su Eliot, ringraziarlo anche perché è stato più sintetico del solito nel suo parlare, che notoriamente, sappiamo, è molto prolisso. Però, visto che ha fatto grandi miglioramenti, vi do il mio in bocca al lupo per questo libro e per tutto anche, naturalmente. E direi che un invito alla lettura per Eliot come questo vale proprio veramente la pena essere letto. E ringrazio naturalmente tutti coloro che ci hanno seguito con pazienza. Grazie Francesco. Silvia. Io vorrei ringraziare Daniele anche per una pista di ricerca per gli anglisti, potrebbe essere interessante, cioè gli amici parigini di Eliot, tra cui Jean Verdenal, che adesso non c'è il tempo di ricordare, però davvero si aprono piste di ricerca interessanti. E questo libro aiuterà anche a far venire voglia di leggere i polizieschi metafisici che sono i testi teatrali di Eliot, veramente sorprendenti. Prima comprate il libro di Daniele e poi anche il teatro di Elio, in Bene. quest'ordine. Grazie Silvia anche per l'invito editoriale a comprare il libro, che è la cosa migliore per sostenere la cultura. Davvero. Dani, vuoi dire ancora qualcosina tu? Ma sì, allora a questo punto faccio anche uno spot leggendo solo quattro righe perché sintetizzano qual è il mio punto principale per questo libro. Cioè, che cosa ho voluto fare? Lo dico al fine della premessa. Queste pagine, non intendono risolvere la questione Eliot né sotto il profilo biografico né sotto quello inesauribile, esegetico e interpretativo. Più semplicemente intendono offrire una delle molte strade possibili per accedere alla sua avventura artistica ed esistenziale, per potervisi accostare nello stesso modo in cui alle origini del pensiero ogni pensatore si accostava a chi lo aveva preceduto. Non come, cioè, a complessi di concetti e raggiungimenti speculativi, ma come a fonti vive di tradizione e di sapienza, possibili compagni di strada nell'avventura della vita e della sua scoperta. Era solo per. Perfetto, grazie Daniele, in bocca al lupo per il tuo libro che inizia la sua storia questa sera, la sua avventura e grazie davvero a tutti quelli che ci avete seguito. Grazie a voi, Grazie a tutti quelli che sono Francesco, venuti. grazie ancora Silvia. Buona serata.